Questi giorni sull'internet c'è questa notizia divertentissima di un ragazzo che all'IKEA ha piazzato le frecce quelle per terra per fare in modo che i clienti all'interno non riuscissero ad uscire. Ha creato un labirinto infinito per tenere dentro tutti i clienti. Uno dei dipendenti dell'IKEA si è accorto che c'era troppa gente all'interno del centro e ha scoperto il divertente giochetto. Qual è il punto? Voglio dire, che a destra c'è l'uscita, tu te ne puoi anche rendere conto, è lì, c'è scritto uscita, cioè è lì. Eppure le persone sono state fregate. Sono state facilmente manipolate nelle loro scelte, nel loro percorso e sono rimaste dentro. Il discorso è proprio quello che voglio spiegarti oggi. Le persone sono facilmente manipolabili e non se ne rendono conto. Il fatto è quello, non se ne rendono conto. Quando sono all'interno, prima di rendersi conto di essere rimasti incastrati, se tu glielo andassi a chiedergli, ti risponderebbero che è stata una loro scelta. Quella di rimanere lì, di girare a sinistra invece che a destra. Ti risponderebbero così, è stata la mia scelta, volevo andare a sinistra invece che a destra. Eppure, la scelta è stata condizionata da questo ragazzo che ha deciso di fare questo simpatico scherzetto, di cui ne sto approfittando per farne un veloce video. Il discorso è quello, le persone sono facilmente manipolabili. E che non ce ne rendiamo conto. Anch'io sono facilmente manipolabile. Chiunque è facilmente manipolabile. Tu sei facilmente manipolabile. E che non ce ne rendiamo conto. E quando non ce ne rendiamo conto? Quando funziona. Quando il marketing, quando l'azione ti porta a fare un qualcosa, una scelta, una decisione, un cambio di idea, e sei convinto che sia tua, ha funzionato. È quello il concetto, il marketing che funziona è quello di cui tu non te ne rendi conto.